Lei è la Suzuki S-Cross di seconda generazione. È tutta nuova, a cominciare dal design e dall'organizzazione interna, senza dimenticare la tecnologia e i motori che adesso sono tutti ibridi. Prima di scoprire come va, però, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube attivando la campanella. Concreta, razionale, senza fronzoli. La S-Cross scala le gerarchie all'interno della gamma Suzuki, piazzandosi subito sotto alla più grande A-Cross. Una quasi ammiraglia che fa, come il brand ha dimostrato nel corso degli anni, dell'efficacia su qualsiasi terreno una delle proprie armi principali. Ma partiamo dall'estetica. Il frontale ha decisamente personalità, è massiccio e garantisce alla S-Cross una bella presenza su strada. Qui la protagonista è la grande griglia in nero lucido dall'effetto tridimensionale e tagliata in due orizzontalmente da una modanatura a contrasto che unisce i fari a LED e contribuisce ad allargare visivamente l'auto. La zona posteriore è meno caratteristica, con i gruppi ottici che anche qui sono uniti da una fascia scura, mentre di profilo spiccano i passaruota in plastica a contrasto che fanno da contorno ai cerchi in lega da 17 pollici. Le proporzioni sono a tutti gli effetti quelle di un SUV quasi vecchia scuola, più pragmatico e meno modaiolo. La linea di cintura è alta, il tetto corre parallelo alla strada così come il cofano e sia il posteriore che l'anteriore scendono a terra verticali. Più passano gli anni e più crescono le dimensioni esterne delle auto, vero, ma non per quanto riguarda la S-Cross, che mantiene le stesse proporzioni esterne della precedente generazione. È lunga 4,30 m, alta 1,58 e larga 1,79. Con 430 litri di capacità minima il bagagliaio non è niente male considerando quella che è la media della categoria. Lo spazio è regolare nelle forme, ben sfruttabile e per la gestione del carico ci sono due vasche portaoggetti che sono abbastanza profonde, una luce che si accende in questo modo, una presa di ricarica 12V, due anelli fermacarico e un gancio per appendere eventuali borse della spesa. Che la S-Cross non sia votata al solo utilizzo su strada lo si riconosce subito da alcuni dettagli. L'altezza della terra è generosa perché stiamo parlando di circa 17,5 cm, mentre davanti e dietro si riconoscono le protezioni sotto scocca. I passaruota poi sono rivestiti in plastica per proteggere la carrozzeria dai graffi. Qui dentro invece attraverso questo rotore è possibile andare a selezionare le diverse modalità di guida. Quella dedicata ai terreni più impervi è la LOC, ma di questo ne parliamo dopo. Gli interni sono in generale tra i migliori, insieme a quelli della A-Cross, per qualità percepita dell'intera gamma Suzuki. È vero che le plastiche sulle portiere nelle parti più basse dell'abitacolo sono rigide, ma il tutto è compensato da quelle più morbide che ricoprono l'intera plancia. Entrando dentro è impossibile che l'occhio non cada subito sul protagonista, sullo schermo touch da 9 pollici dell'infotainment compatibile con Apple CarPlay, anche wireless e Android Auto. La grafica è chiara, colorata e il sistema reattivo e intuitivo da utilizzare, e da qui si gestiscono tutte le funzioni dell'auto, climatizzazione esclusa. Ultimi, ma non per importanza, i sedili, il misto ecopelle e tessuto. Sono confortevoli, forse solo un po' rigidi sulle lunghe percorrenze e anche riscaldabili. Sotto il cofano ci sono solo motori a benzina e tutti ibridi. In attesa di una variante full hybrid che dovrebbe arrivare nel corso del 2022, al lancio la scelta è limitata ad un solo propulsore, ad un 1.4 turbo benzina mild hybrid con sistema a 48V abbinato di serie ad un cambio manuale a 6 marce. A richiesta però è possibile avere un automatico sempre a 6 rapporti come in questo caso. L'endotermico eroga 129 cavalli e 235 newton per metro di coppia a 5500 giri. Con l'elettrico, un ISG che funziona da starter, da alternatore e da vero e proprio motore, che interviene quando è richiesta la massima potenza, con un boost di 10 kW, 13,6 cavalli e 50 newton per metro di coppia in più. Non ci si devono aspettare prestazioni brillanti, ma nel complesso è un abbinamento riuscito che strizza l'occhio ad una guida fluida e rilassata. Lo sterzo è leggero, non diretto perché ci vuole sempre un istante prima che l'anteriore inserisca, ma preciso, con l'assetto che non è dei più morbidi ma assorbe bene soprattutto le sollecitazioni ripetute. Sulle compressioni secche invece fa più fatica e trasmette qualche contraccolpo. Uno dei cavalli di battaglia della S-Cross non poteva che essere il sistema di trazione integrale All Grip, una trazione integrale vera
perché qui sotto a trasferire la coppia c'è fisicamente un albero di trasmissione. Attraverso il rotore centrale che vi ho fatto vedere prima in fase di presentazione è possibile andare a selezionare quattro diverse modalità di guida. La Snow è quella dedicata ai terreni a bassa aderenza, la Sport utilizza la trazione integrale per esaltare le prestazioni, la Auto invece favorisce la trazione anteriore per abbassare i consumi, mentre la Lock è quella più estrema, blocca il differenziale centrale in modo tale che ci sia una ripartizione equa della coppia tra anteriore e posteriore. Sui fondi sconnessi gioca un ruolo da protagonista il peso della S-Cross, che in ordine di marcia supera di poco i 1300 kg. Anche se per pochi metri ho avuto modo di verificarne il comportamento su una strada bianca con tante buche insidiose e fango, e devo dire che la macchina si è comportata sempre bene, in sicurezza e nel pieno controllo. Non si è trattato certo di un tratto in fuoristrada impegnativo, ma per il poco che ha avuto modo di dimostrare ha confermato quello che è il DNA del brand quando si parla di guida oltre l'asfalto. Tornando alla civiltà, non mancano tutti i sistemi di assistenza per la guida autonoma di livello 2, dal cruise control adattivo al mantenitore attivo della corsia, dall'allerta di un altro veicolo nell'angolo cieco alla frenata automatica di emergenza. La Suzuki S-Cross è già ordinabile nelle concessionarie, con prezzi a partire da 28.890 euro per la 1.4 mild hybrid con cambio manuale e trazione anteriore. Il cambio automatico è compreso in un pacchetto insieme al tetto panoramico apribile e costa 2.300 euro, mentre per la trazione integrale vanno messi in conto 2.500 euro in più. Si può essere indecisi quindi sul tipo di trasmissione e sulla trazione, ma non sull'allestimento, dato che ce n'è uno solo, si chiama Top Plus ed è full optional. Tra le dotazioni più interessanti, che ripeto sono tutte di serie, ci sono i fari full LED, i sedili riscaldabili, il climatizzatore B-Zona, il sistema di telecamere a 360 gradi e tutti i sistemi ADAS. I clienti possono scegliere poi in fase di configurazione se dotare l'auto di accessori aftermarket, tra cui spicca la possibilità di convertire la macchina con l'aiuto di un partner esterno come BRC a GPL, il che è possibile su tutte le S-Cross a prescindere dalla trasmissione, se automatica o manuale, scelta in partenza. Tornando al listino vero e proprio, Suzuki offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km, che diventano 5 anni o sempre 100.000 km sulle componenti del sistema ibrido.